nel Vangelo di oggi vorrei sottolineare da un punto di vista pedagogico la figura di Simeone, il cantico cosiddetto di Simeone, che dopo aver visto e riconosciuto il Cristo del Signore, intona questo cantico molto famoso che di solito noi recitiamo la sera compieta prima di accedere al giusto riposo. Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti, gloria del tuo popolo Israele. Quest'immagine di questa persona anziana che alla sera della vita intona un cantico per invocare il Signore e anche in qualche modo celebrare il compimento pieno di un'esistenza ben riuscita, che in qualche modo si corona con ciò che è importante per lui, cioè l'incontro con il Cristo. Ecco, questo cantico di Simeone ha una forte valenza pedagogica. Perché? Perché da un lato è un'esortazione per tutti noi. San Giovanni Paolo II, parlando ai giovani, lo diceva con altre parole: fate della vostra vita un capolavoro, cioè fate in modo che la vostra vita sia un capolavoro, di cui, aggiungo io, alla sera della vita stessa potrete dire: ecco, ora lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Questo compimento di una pienezza di vita che ad un certo punto giunge alla propria sera e si affida serenamente al Signore per chi è credente o comunque si compie nella serenità di una pienezza umana, va preparato tutti i giorni e soprattutto dal punto di vista dell'educatore, anche dell'insegnante, ma in questo senso è più che altro la figura educativa che gioca un ruolo importante. La persona va spronata tutti i giorni perché metta a fuoco le cose che contano, tralasci la vanità di ciò che è vano, vanitas vanitatum, dice il libro del Coelet, no? Tralasci la vanità di ciò che è vano, tralasci quello che non conta, che è effimero, superficiale, transitorio e passeggero, e si aggrappi sempre di più, di giorno in giorno, a ciò che conta, a ciò che in qualche modo permetterà a ciascuna delle persone che ci sono affidate di fare della propria vita un capolavoro, come diceva San Giovanni Paolo II.